Tu sai che cos'è questo? Un disegno? Sì. Ma è un disegno sacro. È il mandala. Il mandala è un simbolo che nasce dalla profondità dell'anima e all'origine della vita. Partendo dal promo, Max, già si vede così qualcosa di particolare che tra l'altro ti chiedo proprio di spiegarci, un po' di luci, di ombre. Certo, perché volevo che questa storia, avendo due protagonisti, poi ci sono tutti personaggi secondari, i flashback, chiaro, chiaramente loro sono i personaggi principali, ma è arricchito da tutta una serie di visioni, flashback, altri personaggi che intervengono. Però fondamentalmente la storia si impernia su loro due, il monaco e la visitatrice. Certo. Un uomo di chiesa, di fede, che ha deciso di vivere la strada dell'eremitaggio, e un'assassina fondamentalmente. Cioè uno che pensa di cambiare il mondo con la preghiera e una che pensa di cambiarlo con le bombe e con le revolte. Perché la visitatrice in realtà chi è? Lei è una terrorista. È una terrorista. Una terrorista che è abitata dalla morte. Esattamente. E quindi che cosa succede? Lei va a fare visita a questo monaco che viveva, chiaro, da solo in questo eremo da tanto tempo. E perché le ombre e le luci? Perché sono in ognuno di noi, i chiari scuri sono in ciascuno di noi, così come lo sono il bene e il male. Certo. E quindi essendo giocato sulla dualità, il simbolo, il fatto che dove finisce il monaco inizia la visitatrice, ecco allora lì sì che la scelta fotografica è stata quella di alternare sia cromaticamente ombre e luci a livello visivo, sia sui loro volti, scavarglieli con la cinepresa fino a far emergere i sentimenti più reconditi che abitano dentro di loro, le loro emozioni più profonde, e questo lo puoi fare solamente giocando con le ombre e con le luci. Certamente. E poi anche c'è una differenza, che adesso non so se qualcuno, forse gli addetti ai lavori capiranno, certo, meglio questo, la differenza di recitazione tra me e lei, certo, che è molto importante, perché uno è tutto dentro e lei è tutta fuori. Chiaro. Lei viene. Verissimo. Perché lui ha visto la sua morte in quel mandala, sì, ha visto la sua morte violenta. Certo. E in queste 24 ore in cui loro staranno insieme, sono 24 ore che possono essere un sogno, una piega del tempo, ma non sono comunque nella dimensione reale. Certamente. Noi viviamo 24 ore in un'altra dimensione. Certo. Poi non dico altro perché... certamente. Però la cosa affascinante è che comunque questa è, se vogliamo, la storia più vecchia del mondo, no? Perciò i famosi due poli, certo, il bene, certo, e il male. Gli oscuri. Chiaro, il bianco, sì, sì, e il nero, ed è quello che tutto sommato in maniere molto diverse ci ritroviamo tutti i giorni, no? Perché quando dobbiamo fare una scelta, tante volte dobbiamo misurarci, sì, proprio con questa dualità. Ma forse la necessità, sì, di raccontare questo film, di questa storia soprattutto, almeno parlo visto che l'abbiamo scritto insieme, certo, nasceva dal fatto che, ecco, tu hai detto una cosa sacrosanta, fa parte della vita di tutti noi, è semplicissimo. Ecco, è così semplice che la gente non se lo ricorda, certo, più. Certo. È così semplice che la gente non ne frega più nulla di questo. È come Dio, è come l'aria che respiri. Sono cose semplici, concetti basilari, concetti. Poi per chi crede Dio è qualcosa di più di un concetto, ovviamente. Sono cose così semplici che non te ne frega più niente. E invece è proprio in questa primordialità del pensiero umano che secondo me tu vai a ritrovare qualcosa che ha un senso, che ha un valore.
è ovvio che lo fai attraverso una sofisticazione, è il cinema, no? Chiaro. Dante Alighieri diceva che cos'era la poesia? Verità deascosa sotto bella menzogna. Cioè io ho bisogno della menzogna cinematografica, del fatto che loro sono due attori, per far sì che poi emerga questa verità, che è la verità più profonda dell'essere umano. E che secondo me c'è bisogno di rammentarla, perché alla gente non lo si parlava appunto poc'anzi del fatto che hai a che fare con il male dell'uomo tutti i giorni, per male non intendo le guerre, intendo anche proprio il male dentro, le malattie, eccetera. Te lo dimentichi. E c'è bisogno, scusa, volevi dire Giorgio? No, volevo dire, giusto. No. Ma è il male che è in noi, perché dentro di noi c'è il bene e il male. Certamente, dobbiamo per forza... Abbiamo queste due cose. Sicuramente, confrontarci sia con il bene, che forse è più semplice, ma anche con la vita il male. E la morte sono cosa che continua così, da sempre. Su questo noi ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità, il tempo di riflettere, ma poi ritorniamo con i nostri ospiti.